Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi ragazzi parleremo di molle, grilletti, automatismi. Come mai una persona, magari tu nella coppia, nella famiglia, ad un certo punto, come se scoppiasse il temporale al ciel sereno, chi sta davanti a te o te stesso magari scatti per una sciocchezza, un'inezia, eppure razionalmente non è successo nulla di male. Magari tua moglie ti ha detto sposta la tovaglia, oppure qualcun altro, tuo marito, ti ha detto ho spostato questa bottiglia così, oppure ho messo l'olio colì. Insomma, tutti meccanismi che ti fanno perdere la pazienza e farti scattare senza pensarci, senza ragionare, senza riflettere, come il cane, aggiungo, scatta alla vista di un gatto in media, ok? Perché siamo fatti così? Perché ritorna sempre il concetto automatico degli automatismi del subconsciente. Dipende chi ci ha educato, il nostro subconsciente, per alcuni guru si dice programmato, a me non piace questo termine perché non siamo computer, siamo mente, corpo e spirito, in base all'olismo, per chi mastica queste materie, però hanno educato la nostra mente, il nostro cervello limbico, il nostro cervello primitivo, il nostro pilota automatico, chiamalo come vuoi, il nostro genio della lampada Aladino, a scattare, a perdere la pazienza, a perdere le staffe ogni volta che succede un qualcosa che ci richiama inconsciamente, non con la ragione, attenzione, perché con la ragione mi mandi a quel paese, al passato, a quando magari eravamo piccolini e il papà, la mamma ci imponevano, ci obbligavano, ci trattavano in un certo modo che non ci piaceva, quindi scatenando delle emozioni negative tipo rabbia, tipo nervi, tipo stress, tipo nervosismo, tipo paura, che ci facevano in automatico déclencher, dicono in francese, cioè scattare, detonare quella miccia, e lì non si capiva nulla. Poi raffreddi, si raffredda e si capisce che alla fin fine non era nulla di così travolgente, di così irreparabile, di così impossibile, d'accordo? Perché ti racconto tutto ciò? Perché molte persone mi scrivono sulla moglie, sul marito, sui figli, sui genitori, perché non afferrano il perché, senza un vero perché, il proprio caro oppure il proprio collega di lavoro perde le staffe e non si rende neanche conto, diventando tutto rosso in faccia, urlando, spraitando, litigando, offendendo, e poi dopo un po' di tempo si raffredda e torna alla base come se nulla fosse accaduto, neanche analizzandosi e chiedendosi ma perché mi sono comportato così. Ora, belle parole dottore, benissimo, come faccio ad uscirmene? Non puoi uscirtene, o meglio, puoi uscirtene da solo se entri ed educhi il tuo subconsciente a cambiare canale, ad eliminare quell'immagine, quelle sensazioni, quelle emozioni, quell'educazione che qualcuno ha instillato nel tuo subconsciente quando eri piccolino. Ora, tu lo sai meglio di me, non esiste nessuna soluzione di fatto, perché finché non convinci il tuo pilota automatico non potrai mai dire montagna spostati. La montagna non si sposterà mai. È una metafora per dirti che per ottenere veri e concreti risultati bisogna usare l'ipnosi DCS vera professionale con la V maiuscola, senza mai, senza se, che ti porta anche con un solo audio MP3 DCS, se segui la lettera e le istruzioni molto facile, la prova di un nonno, la prova di un pigro, la prova di un idiota, a cancellare quel problema per il quale hai scaricato quel tipo di audio DCS, perché sì, procede un problema alla volta. E mi stupisco quando molte persone da 20-30 anni hanno un problema e poi seguono le istruzioni a loro piacere, cioè non seguono la lettera le istruzioni, e poi si meravigliano che magari invece di mettere tot mettono tot più uno, va bene? Per cui non credere a nessuna parola del sottoscritto, credi al potere della tua mente, al potere della tua mente, che è una cosa veramente
importante che il sistema, i nostri genitori, vittime di altre vittime, non ci hanno mai insegnato. E se tu hai queste reazioni automatiche, inconsce, non ti rendi conto del perché, però dopo, quando raffreddi, rifletti, ci pensi razionalmente, afferri che è più forte di te, perdere le staffe, arrabbiarti, innervosirti, stressarti, oppure bere, drogarti o giocare d'azzardo, eccetera eccetera eccetera, tutto ciò che riguarda gli automatismi stanno qua dentro. Ora, per risolverli devi entrare qua dentro e risolverli senza ma e senza se. Fammi tutte le domande del caso. Se vuoi eliminare quella molla che ti fa scattare, devi usare l'ipnosi DCS vera professionale, anche con un solo audio MP3 DCS o più audio MP3 DCS che possono fare al caso tuo. E se non vuoi scaricarti degli audio, siccome il sottoscritto al momento ha sospeso le sessioni online di ipnosi DCS vera professionale, non si occupa della gestione degli audio MP3 DCS, puoi andare anche da un professionista dell'ipnosi della tua zona, che utilizzi però l'ipnosi vera e professionale, che abbia già affrontato casi come il tuo, perché altrimenti spendi soldi inutilmente, ti siedi e procedi. Però ascoltami bene, questo è un gesto che mi piace, che l'ho visto fare a dei calciatori, ascoltami bene. Devi cercare il professionista dell'ipnosi vera professionale della tua zona, in qualsiasi parte del mondo in cui risiedi, che sia uno specialista del tuo problema e non un generalista, perché anche nel mondo dell'ipnosi vera professionale esistono i generalisti e gli specialisti. Per concludere, fammi tutte le domande del caso, risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni. Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook Ipnosi Autoipnosi del dottor Claudio Saracino. Iscriviti per favore a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione di CS del dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita, come è successo a me tanti e tanti anni fa e a centinaia e centinaia di persone nel mondo. E seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi Soluzione DCS, il dottor Claudio Saracino. Un bacio, un abbraccio, alla prossima, ciao.